Parliamo di economia. Conduce il professor Antonio Maria Rinaldi. Buongiorno, eccomi qua con voi. E oggi ho talmente tante cose che addirittura c'è il grande amico Francesco che mi ha dato addirittura il là per parlare anche della delle precedenti dichiarazioni di Giannino. Io l'ho ascoltato in radio mentre mi recavo proprio qui. E in verità io su alcune cose non sono d'accordo. Adesso spero, chi ha sentito chiaramente le dichiarazioni di Giannino già sa cosa intendo. Per coloro i quali non hanno ascoltato, ripeto che fra le tante cose che ha detto che lui si aspetta da qui a settembre una specie di Pax economica nell'ambito dell'area euro, perché siccome in Germania ci saranno le elezioni politiche, quelle che noi abbiamo avuto a fine febbraio, e allora non hanno nessun interesse a creare ulteriori disagi, diciamo, non allarmare la popolazione, cioè. Io invece purtroppo non sono d'accordo, anzi rilancio al contrario. Innanzitutto non riesco a capire, oppure magari forse lo capisco pure adesso, per il quale Giannino non si rende conto che nell'area euro le crisi non è che si fermino, vanno avanti come dei treni, come dei macigni, e magari ci fosse qualcuno in grado di poterle fermare, e l'abbiamo visto, addirittura abbiamo visto che a Cipro, che è non certo un'economia di riferimento nell'ambito dell'Europa, e avrebbero potuto fermarla veramente con poco rispetto ai danni poi che ha fatto questa crisi cipriota in tutta l'area euro. Abbiamo visto perfettamente che nessuno è in grado non solo di fermarlo ma neanche di gestirlo, quindi non credo che da qui a settembre ci sia qualcuno con la bacchetta magica dalle parti di Bruxelles o di Francoforte in grado di sterilizzare fino a settembre. Anzi, da qui a settembre ci saranno altri problemi che purtroppo, sempre per l'incapacità dei burocrati e delle mezze maniche bianche che stanno a Bruxelles, che non sono in grado nella maniera più assoluta, purtroppo ce ne siamo accorti, lo dico con amarezza, di gestire le situazioni di crisi nell'ambito dell'area monetaria euro. Abbiamo visto che molto probabilmente ce ne saranno altre di crisi, che magari coinvolgeranno la Slovenia, Malta, chissà quali altri tipi di problemi. Quindi Giannino lancia, diciamo così, una sua speranza, ma purtroppo nella pratica non sarà così, anzi, e andrò oltre e dirò: caro Giannino, sappi che da qui a settembre ci saranno talmente tante altre tensioni e non potranno essere presi dei provvedimenti come dovrebbero essere presi, proprio perché in Germania ci sono le elezioni. Allora, che succede? Siccome il popolo tedesco, l'uomo della strada, è convinto, come ho sempre detto, di essere lui l'unica forza, le uniche spalle su cui si basa tutto il costo dei problemi dell'euro. In poche parole, il conto lo pagano loro, perché i tedeschi sono convinti di questo, perché non sanno invece dei benefici che poi hanno avuto, hanno e avranno, proprio perché fanno parte di questo euro, e quel poco che pagano è il prezzo da pagare, è il pedaggio che devono comunque pagare, i benefici sono 100.000 volte superiori a quello che poi pagano. Maggior ragione i politici tedeschi, a iniziare dalla Merkel, cercheranno di non aiutare, e questo peggiorerà ancora la situazione. In poche parole, se dovrà esserci un'altra situazione di Cipro, la popolazione tedesca sarà convinta di tirar fuori dalle proprie tasche i denari, e allora le autorità tedesche, che ormai abbiamo capito governano tutta la situazione purtroppo economica di indirizzo dell'Unione Europea, faranno in modo di non fare quegli aiuti che invece sarebbero necessari fare immediatamente, per non dare la sensazione proprio al proprio paese, ai propri cittadini, che loro stanno tirando fuori altri soldi. Questo peggiorerà ancora la situazione con il paese in difficoltà. Quindi da qui a settembre ne vedremo purtroppo delle belle, questa è la verità e come la penso io. Poi, per carità, ognuno può dire la sua, però vorrei sbagliarmi, ma stavolta mi dico sinceramente sbaglia Giannino e pure di grosso. Poi ne riparleremo, purtroppo ne riparleremo. Mentre invece sono particolarmente arrabbiato, sconfortato, deluso dal fatto che per l'ennesima volta
il governo, l'attuale governo, perché noi siamo ancora con il governo a guida Monti, perché fin tanto non viene dato l'incarico a un altro governo e questo governo non ottiene la fiducia, o sfiducia che sia, ma perlomeno si presenta alle Camere, chi rimane in sella è il precedente. Il precedente, per quanto sia stato dimissionario, perché non è stato sfiduciato dalle Camere formalmente, ma è stato solamente, ha dato solo, rassegnato le sue dimissioni l'altro anno, a fine anno, è comunque in ogni caso formalmente in carica, fermo restando che poi l'Italia l'ha sfiduciato, perché Monti è stato sfiduciato dagli italiani in piena regola, anzi giorno dopo giorno è sempre più sfiduciato. Però sono rimasto, ripeto, veramente allibito dal fatto che questa mattina sui giornali e su tutta i media della radio e della televisione si sta diffondendo purtroppo la notizia che per poter dare la piena copertura a questi benedetti rimborsi che sia le imprese, sia i professionisti, sia tutto il tessuto connettivo industriale vanta nei confronti delle pubbliche amministrazioni, verrà anche supportato dall'addizionale IRPEF che era stata prevista per il 2014, quindi viene anticipata di un anno, come se non bastasse il carico fiscale che negli ultimi mesi, negli ultimi praticamente 14 mesi, tempo appunto del governo Monti, noi abbiamo subito. Abbiamo visto che questo aumento sconsiderato della pressione fiscale, avvenuta non solo con aumenti sotto ogni voce possibile e immaginabile, ha determinato una riduzione dei consumi, una riduzione della ricchezza a disposizione per poter far crescere il paese, al punto tale che il PIL, cioè nient'altro il prodotto interno lordo dell'Italia, è sceso del 2,4%, che è veramente un dato impressionante, vuol dire che siamo in piena recessione, che stiamo veramente spegnendoci. Questo purtroppo, e lo sappiamo sulla nostra pelle, ha determinato un tasso di disoccupazione come neanche nei tempi più bui dell'Italia, neanche nei tempi del dopoguerra, e quindi noi sappiamo purtroppo che l'aumento della imposizione fiscale si traduce con qualche cosa poi di non buono. Ma dove vogliamo arrivare con questa imposizione fiscale? Vogliamo veramente mettere alla fine in ginocchio il paese? L'abbiamo ammazzato, la gente non ha più la possibilità di poter andare avanti con questo tipo di impostazione. Abbiamo quindi la necessità anche di far sentire la nostra voce e di dire basta, 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 trovate un altro sistema. E qui riprendo un altro discorso che non mi è piaciuto di Giannino, il cui dice non si fanno le vendite di patrimonio pubblico, perché essenzialmente il motivo è che se si vanno a vendere beni del patrimonio pubblico il prezzo degli immobili scende. Questo me l'aspetterei, a dire la verità, detto da un pivellino, da ragazzetto, da uno che così non ha cognizione. Però se avesse avuto la bontà, il bravo Giannino, di andare a leggersi le varie proposte che sono state fatte, ma fatte da professori, quelli seri, veri soprattutto, si sarebbe accorto che questo pericolo si bypassa in maniera magnifica. Cioè l'operazione fatta proprio da modesto correlatore, io e dal mio professore Paolo Savona, per l'abbattimento straordinario del debito, che prevede non solo la vendita, attenzione, di immobili, perché il patrimonio pubblico dell'Italia non è composto solo da immobili, è composto da una miriade, miriade di cespiti, una miriade di attività, di concessioni, di partecipazioni. C'è uno studio magnifico fatto nel settembre del 2011 dal professor Reviglio, Edoardo Reviglio, il quale ha voce per voce censito il patrimonio pubblico. Il patrimonio pubblico ha dei prezzi, vi dico sinceramente, anche bassi, non proprio di mercato, proprio perché era giusto dargli un valore non pieno totale, perché poi se ci sono delle permutazioni sul mercato si va a falsare poi l'effettiva entità del patrimonio. Ebbene, questo censimento, che poi viene aggiornato ogni anno,
è di 1815 miliardi. Naturalmente non è tutto vendibile, è chiaro che Palazzo Chigi, che fa parte del patrimonio dello Stato, non ce lo vendiamo, anche se a dire la verità saremmo tentati di venderlo con tutti quelli che ci stanno dentro, però purtroppo non troviamo nessuno che si prende tutto il cocuzzaro, come si dice a Roma. Però ci sono, di questi 1815 miliardi, diciamo una parte che sicuramente è disponibile e non strategica, che quindi può essere tranquillamente venduta. Però è chiaro che se viene venduta può sicuramente abbassare i prezzi, siccome noi sappiamo molto bene che l'Italia è la nazione al mondo con il più alto tasso di proprietà di immobili e soprattutto il paese che ha al mondo la percentuale più alta delle case detenute dalle famiglie, con più dell'82-83%, contro ad esempio il 55% dei francesi e il 43% dei tedeschi. Quindi noi abbiamo sempre avuto l'idea giusta, naturalmente, di avere almeno la casa dove si abita, e gli italiani hanno sempre fatto sacrifici, hanno fatto mutui, hanno sempre cercato di avere il mattone almeno di sicurezza della propria casa. Ebbene, sono io il primo a dire non mettiamo sul mercato in maniera immediata questi immobili, perché potrebbero far scendere i prezzi e naturalmente tutti gli italiani che sono proprietari di immobili poi ne hanno un maleficio, è chiaro, ma il meccanismo da noi immaginato non mette immediatamente gli immobili sul mercato, sono praticamente messi a disposizione con dei warrant. Non vado nel tecnicismo, ma è solo per farvi capire che si emetterebbero delle obbligazioni fuori dal perimetro pubblico, quindi fuori dal computo del debito pubblico, e a cui si dà un warrant, un'opzione praticamente, per comprare questi beni, che sono fra l'altro anche immobili, e nel giro di 5-7 anni sono spalmati piano piano sul mercato. Cosa significa? Significa che subito si hanno i denari per abbattere immediatamente porzioni di debito pubblico, mentre invece la vendita è posticipata nel tempo, proprio per evitare che i prezzi scendano. Ma questo evidentemente Giannino non l'è andata a leggere, manco lo sa, quindi non ci venga a dire che non si vendono le cose perché si ha il timore che i prezzi scendano, perché se il governo avesse avuto una più che minima riguardo nei confronti del fatto che toccando gli immobili i prezzi scendono, non avrebbe certo fatto anche l'IMU sulla prima casa, che di fatto ha fatto scendere anche di molto il prezzo delle case. Ma il motivo per il quale non si fanno queste vendite, ve lo dico io, è perché purtroppo il potere, lo Stato italiano, e questa non è la prima volta che lo dico da questi microfoni, esercita il potere anche per mezzo di questi beni, partecipazioni e tutte queste altre cose. Pensate un po' se per esempio lo Stato vendesse la RAI, ci siamo capiti, o se vendesse completamente l'Enel, oppure se vendesse l'Eni, e poi come esercita il suo potere, tra virgolette, ecco, quindi ci siamo capiti. Allora, adesso passo il microfono al grande Matteo e ci risentiamo fra un pochino, perché vi dico oggi che cosa abbiamo combinato a Rai 1 Mattina con il professor Bagnai, che è un personaggio molto interessante. Grazie.